Presenta la Mancinelle. Se dovessimo trovare qualche aggettivo per descrivere a chi non ti conosce, semmai quelli che stanno al di là della nostra isola e ci guardano dalla terraferma, chi è Bruno Mancini? Che fa? Un umano che ama la cultura e ama l'arte e che cerca in qualche modo di divulgarla in questo periodo di bassa attenzione da parte non solamente dei media, ma anche delle amministrazioni, delle associazioni, di tutto un po' il gruppo che ruota intorno a questi concetti. Buonasera, sono Roberta Panizza, vicepresidente dell'associazione DILA, fondata da Bruno Mancini e direttrice artistica dei progetti culturali che portiamo avanti da qualche anno. Oggi ci tenevo in modo particolare a salutarvi direttamente, anche se da lontano, perché da questa sera inizia un ciclo di appuntamenti piuttosto importanti sia per l'associazione sia per la cultura ischitana, in quanto a partire da questa sera saranno rievocati importanti personaggi della cultura nazionale e internazionale che ad Ischia hanno trovato un adeguato scenario per coltivare e condividere le loro espressioni artistiche e culturali. Auguri per la performance di Ischia, da Vox Abbracciante. Migliore apertura a questi miei saluti non potevo trovare. Non ho potuto intervenire, ma il mio cuore... Viva la Visca! Premio il dottor De Rosa e non De Stefano. Grazie, complimenti. Allora, Lilia, tu parli bene italiano, quindi queste frasi che mi hanno colpito. Buonasera, per la prima voglio ringraziare Bruno Mancini e altri amici di Venois. Salve, sono Don Bachi, ovviamente è chiaro che se sono qui è per portare i miei saluti, visto che per me è un po' particolarmente, diciamo, è difficile potermi muovere, venire a Ischia, perché comporterebbe allontanarmi dalla sede del mio lavoro. Però sono voluto essere presente e ovviamente io faccio parte della DILA, sono contento per questo, perché so che si prefigge scopi assolutamente utili, importanti culturalmente, e saprete anche che ho partecipato, diciamo, al concorso 8 milioni con una mia poesia, lo farò ancora con una seconda. Al momento Ischia per me rappresenta tanti bellissimi ricordi, mi sono capitate tante belle cose, ovviamente sono stato benissimo, un soggiorno straordinario di lavoro e vacanza, ovviamente non si poteva fare altrimenti, quindi particolarmente contento di essere qui, almeno virtualmente in video con voi, e vi auguro buon lavoro. Gentili ascoltatori, buonasera. Sono Nick Pantalone, cantante, chitarrista e autore di Ischia.
Per me è un grande piacere partecipare alle vostre trasmissioni, collaborando al progetto di Roberta Panizza e Bruno Mancini, La mia isola. Vi canterò mie composizioni o canzoni del repertorio classico napoletano. Buon ascolto. La sua missione di Katia Massara è l'amica di Monti Mancini, ma Katia Massara è anche la rappresentante di Delfis MSDC, un'associazione che è andata ben oltre i confini schitani, sta portando avanti quella che è la lotta nella difesa dei delfini, diventata una figura, un'istituzione. È facile che al momento stiamo lavorando intorno a una rete con voi, un po' di biologia, per vedere lo stato del mare di Roma, perché ci sono anche dei risultati. Ai nastri di partenza, la settimana di manifestazione per l'iniziativa 8 milioni organizzata da Dila e da Bruno Mancini. Si apre in grande con un concerto lirico, abbiamo qui la cantante Paola Occhi. Allora, com'è nato questo connubio con Bruno Mancini e con questa manifestazione? Allora, intanto ringrazio Bruno Mancini per averci invitato. Il contatto è stato da Maria Luisa Neri, che la ringrazio, tramite la mia pianista Santina Nici. E saluto tutta Ischia, la bellissima Ischia, unica nel mondo. Spero che godrete di questa esecuzione che vi stiamo proponendo. Grazie e un saluto col cuore. Ciao. Un cordiale saluto a tutti voi telespettatori da Luciano Sol. Buongiorno, sono Peter Ciani, sono lieto di prendere parte a questo progetto ideato da Bruno Mancini e da Roberta Panizza. Da Ischia a tutta l'Italia io dedico la mia Ciao Italy. Buongiorno, mi chiamo Vito Nicola Paradiso e sono un musicista, autore e didatta. Sono qui per dare un saluto a tutti gli amici dell'associazione culturale Da Ischia l'Arte, di cui mi onoro di far parte e di essere anche un socio fondatore. Mancini, che mi ha dato fiducia e quindi mi ha dato la possibilità di poter partecipare a questo evento e quindi facendo parte di questo mondo Mancini In questa e in altre serate vi proporrò un programma di musica classica, augurandomi di trovarvi ogni volta più numerosi. Roberta Panizza. Tra Capri e Sant'Angelo. Sorridi a queste onde antiche, l'eterna patria di marinai senza paura. Tu che viaggi sempre i vortici del nulla e non sai chimere per la chiglia, le schiume d'arcobaleni e le incerte scie di luminosa pace. Rinunci al guado in questo attimo di luce, ma non ti celi. Per chi ti cerca, urli come brace. Importante è questo, il tema di queste 20 poesie in generale è il mare, e il mare è ovviamente Ischia. Il mare è Ischia, Ischia è il mare. Antonio Vicarini, mare. O mare, non nascere, o mare è mare. E non lo sa, cata fa paura. Edoardo De Via. Un solco continuo scavato da radri invisibili. La scia bianca immacolata si perde nell'azzurro. Il vento scompiglia capelli e arruffa pensieri. Gabbiani e delfini danzano intorno alla barca, suonando sinfonie sul pentagramma delle onde. Così la vita che scorre intorno a noi. Voici la mer, das mer, el mar, pelagos, il mare. Si ama e si teme, calmo, sereno, benefico, violento, cupo, capriccioso e violento. Ha cullato la vita e ha dato la morte. Così la vita che scorre intorno a me. Pace, silenzio,
bolle che salgono argente. Una morena si affaccia e ti guarda. Un anemone apre i suoi colori. Un rombo assale e mangia un latterino. Così la vita che scorre intorno. Sarà la Liga che leggerà questa poesia. Io, l'ultima donna ingenua, forse ti farò un male se dispiacerò con le mie radici, cresciute lentamente nel caos delle esperienze, delle acque fertili e delle zone fragili, sui tubi trascendentali, superai i limiti di pace egoista e i tratti degli occhi sinceri. Poiché tutte le verità sono troppo parziali, tutte le solitudini sono sempre parziali, di essere paziente. Forse lontano dai mille monti e mille mari, fissati solo in mappe, nelle domani, nelle domani astratto, sarò un albero della vita, un pino sulla riva, nel vento eterno, più eterno del mondo, che oggi riposa sulle nostre labbra per andare via. Forse attraverso il presente così parziale, porta il mio respiro pesante e non lo getto giù, porta il mio respiro leggero e non lascia via, poiché io respiro e semina possibile nel vento. Se nella mia ultima estate io, l'ultima donna ingenua, ti ho amato, marinaio mio, fuggito dal tuo ultimo mare, troppo eterno mare, per incontrarci nella spiaggia, autunnale sotto i gabbiani sempre più rossi, nel tramonto prematuro, sotto le nuvole sempre più nere, io l'ultima donna ingenua, e tornerò senza memoria della solitudine trascendentale per amare monti, venti, mari e per fidarmi di te. Mio marinaio fuggito dal mare, prendi il mio respiro per la tua bella stanca per raggiungere i primi pini di domani. Allora, buongiorno, sono ancora Don Bachi e oggi, nonostante il caldo, sono qui che mi va di leggere un paio di poesie di Bruno Mancini. La prima si intitola La notte è finita. Finisce una notte di ufo e di riso. Arrivi da un giorno qualunque in un tempo di scelte sopra un lido di noia. Ancora, ancora più folle. Mi prendi la storia, mi prendo il presente. Albore. E sono passate le tre, e sono passate. Ti manca l'attesa. Ricordo le notti, resisti agli affetti più certa di me. L'ho visti, e a poco la luna seduta sul mare. Più fine che amore. Al dunque anch'io mi affanno di domande che sono il vento e il capitano del mare e del vascello, che sono penna e sono carta, che sono io. Come nessuno, già qui seduto da giorni immobili, che attende il cenno delle labbra aperte oltre il languore fisso nei tuoi sensi. Eri, non ieri, profumo immensa siepe di coralli, troppi e inutili ricordi per l'impossibile di una lontana primavera. Violento un mio uragano, quasi a timor di tintinnii di vicine campane, schizzachicchi di grandine sui vetri. Staccasti un figlio dall'albero di melo, biondo di spore e di speranze. Era l'anno del ferro e del fuoco, per Napoli, Abele.
Nenie e Ninna Nanne tacquero per lui, matti boati di bombe. Ora, la bocca resa sottile dagli anni e dal male, inghiotte i suoni perché io non soffra. All'ultimo soffio di pensiero, alla forza di perderti, rinasco maturo. Mi esco, mi alzo e nel torpore mi spengo la luce. Con l'occhio in fuso di mano, io c'è la china stella, si è addormito in braccio a me, sei stato tu che mi hai imparato a dire ti voglio bene, sei stato tu quello d'appassionato e sta canzone non dice più parole forastiere sotto la luna, ma dice io voglio bene sulla te, Ischia, sei tu che fai parlare napolitana, Ischia, sei tu che fai capire che dell'amore non munne cielo e mare, non suonne vita e cuore, l'ora da gioventù, Ischia, sei tu. Adesso leggo delle poesie di Bruno Mancini. In un carcere ammazzano un uomo. L'arco s'apre rotondo, lampade a coppe aeree badigli. Avanza un uomo dal fondo. Colonne reggono l'arco. Passa guardiano, badigli. Prende il suo posto di un'ora. Colonne reggono travi, salta e cammina. Silenzio. Conta le lampade passando. Pesta le colonne con forza, misura l'arco uscendo. In un carcere ammazzano un uomo.